ragazzi, la ricetta di oggi finisce qui. Vi è piaciuta la nostra proposta, la nostra versione di ragù alla bolognese? Antonio, diciamolo, abbiamo messo le mani, abbiamo proposto, abbiamo omaggiato una delle ricette più buone di tutta la cucina italiana, conosciuta fra l'altro in tutto il mondo. Ragazzi, noi vi abbiamo proposto una versione molto fedele alla ricetta tradizionale. Forse l'unica variazione sul tema che abbiamo fatto, l'unica licenza poetica che ci siamo concessi è quello di aggiungere un po' più di passate di pomodoro rispetto a quello che è prevista nella ricetta tradizionale. Ma ragazzi, passatecela, concedetecela, perché noi siamo siciliani, siamo terroni, quindi a noi i sughi ci piacciono belli grossi, ecco l'ho detto. Ragazzi, mi piacerebbe dirvi che questa è una ricetta veloce, ma per fare un buon ragù alla bolognese occorrono, oltre che dei buoni ingredienti, anche un po' di tempo. Quindi seguite la cottura, mettete il fuoco al minimo, di tanto in tanto rigirate, e se vi accorgete che il fondo di cottura si sta asciugando un po' troppo, non esitate a mettere un poco di brodo. Sì, un poco di brodo, perché comunque a fine cottura il ragù deve essere bello denso e cremoso. Ma a proposito di cremosità, come avete visto, verso fine cottura abbiamo aggiunto un bicchiere di latte, abbiamo scritto è opzionale. Ragazzi, ovviamente potete anche non metterlo e il ragù verrà buonissimo ugualmente. Ma se lo mettete, quel bicchiere di latte conferirà al nostro ragù una cremosità, un profumo e una dolcezza davvero impareggiabile, ecco l'ho detta! È verissimo. Comunque, Mauro, abbiamo parlato tantissimo, tanto, quindi è il momento di lasciare, ragazzi, la ricetta, e ovviamente se vi è piaciuta non dimenticate di metterci tanti pollici in su, di iscrivervi a 55 Winston 55, se ancora non foste iscritti, e di seguirci sui nostri social Instagram e Facebook. Ok Antonio, spegniamo la telecamera e andiamo a preparare subito un buon piatto di pasta con il nostro ragù alla bolognese. Ci sto, porzioni abbondanti. Anche per me. Ciao, ciao ragazzi. Ciao.